Pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo in diretta. Molti di voi già ci conoscono perché da un po' che abbiamo iniziato questo viaggio attraverso questi webinar, un po' anche per avvicinarci dal punto di vista virtuale. Ci mancano molto i convegni classici. Questo sistema cercherà un po' di sviscerare dei temi molto interessanti. Come avete visto, è un sistema questo molto semplice. Avete già partecipato in passato. Per chi non conosce però questo sistema, vi ricordo che di fatto non c'è bisogno di registrazione. La partecipazione vi permette già di avere i due crediti formativi, ma con ovviamente un'attenzione riguardo alla partecipazione, perché deve essere reale, nel senso che non dovete navigare su altri siti, non potete fare altro, dovete stare con noi. 2 ore piacevoli su un tema molto interessante, quindi vi chiediamo di stare molto attenti e partecipare attivamente a questa giornata. Potete farlo con le domande, perché c'è, come vedete, un box che vi permetterà di fare delle domande. Vedo che molti stanno già salutando il proprio ingresso all'interno di questa chat, quindi benvenuti intanto ai 233 per ora collegati. La particolarità di oggi è che ci saranno anche dei sondaggi, quindi man mano che i nostri relatori avranno modo di raccontare la propria presentazione, vi coinvolgeranno con questi sondaggi, con delle domande, quindi vi chiediamo di partecipare quando ve lo chiederanno. Sono sondaggi molto interessanti, anche per fare un po' luce su tanti temi di grande interesse, perché parliamo di funzionalità e design dei materiali vinilici nei luoghi della salute, ospedali e case di cure. Avete visto, un tema veramente molto attuale, di grande interesse. Cercheremo di capirne di più con i nostri relatori, che intanto vado a salutare. Allora, per Gerflor, che è azienda protagonista, diciamo, di questo webinar, abbiamo Luca Linossi. Benvenuto, Buongiorno. Luca. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Juanita Solano, benvenuta anche a te. Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie di essere qua presente con noi. E buon pomeriggio anche all'architetto Natale Raineri. Buon pomeriggio anche a Con voi. l'architetto Raineri, diciamo, andremo ad affrontare la seconda parte, quindi io adesso ti concederei, Natale, in qualche modo rimani collegato, ma ci vediamo più tardi. Perfetto, Allora, a benissimo. dopo. Grazie Natale. Invece, con Luca e Juanita, intanto Luca, vogliamo dire un po' tu chi sei e di cosa ti occupi? Allora, io sono Luca Linossi, responsabile tecnico Italia per Gerflor. Seguo un pochino tutta la parte tecnica delle nostre pavimentazioni viniliche. Come vedrete, ci sono molte cose da sapere, perché noi abbiamo 2000 anni, 3000 anni di cultura, di video, cioè marmo, ceramica, eccetera, il vinilico. Diciamo che è abbastanza nuovo per quanto riguarda l'Italia, si sta espandendo però veramente rapidamente. La questione è che sono pavimentazioni PVC, linoleum, che noi produciamo entrambi, molto diffuse una volta, soltanto in ambito ospedaliero. Ormai, come sapete, con LVT e con altre tipologie, si stanno espandendo un po' in tutti gli altri settori. In questo momento, però, noi vogliamo appunto iniziare proprio parlando invece per quanto riguarda i luoghi della salute. Nel senso che, vabbè, viviamo un momento particolare. Questo momento ci porta a ragionare su una serie di cose, tra cui innanzitutto la tecnologia dei materiali che andiamo a utilizzare per creare i luoghi della salute. Allora, questo webinar che noi facciamo in realtà è proprio per cercare insieme a voi di ragionare su quali potrebbero essere e quali sono standard e diciamo, le tipologie di pavimentazioni migliori proprio per queste due tipologie, che sono ospedali e case di cura. Tra l'altro, questa presentazione vi vedrà coinvolti entrambi. Juanita, intanto vogliamo anche un po' dire tu di cosa ti occupi, così poi entriamo nel vivo della presentazione. Sì, certo, grazie mille per l'introduzione, per la presentazione. Io sono Juanita Solano, sono responsabile di marketing e comunicazione di Gerflor Italia. Ho anche lavorato nel gruppo in Francia. E come ci ha detto Luca, adesso stiamo facendo un focus sui pavimenti, su come i nostri pavimenti sono adatti per questa situazione in cui dobbiamo fare molta attenzione alle infezioni. E anche nel dipartimento marketing abbiamo creato degli strumenti di comunicazione adatti per poter guidarvi e aiutarvi a scegliere i prodotti giusti per i vostri progetti.
Perfetto, allora intanto abbiamo capito un po' i ruoli e anche il messaggio che ci cercheremo di trasmettere. Io direi che con Luca possiamo cominciare ad avviare la presentazione. Siamo in 247 collegati, quindi benvenuti ancora a tutti. Vedo che già ci state salutando da tutta Italia, quindi Luca, possiamo cominciare con questa presentazione molto interattiva, dicevo. Sì, certo, assolutamente. Sarà interattiva. Durante la presentazione ci saranno anche dei quiz, nel senso che ci sono dei vari capitoli che andremo a affrontare e poi, diciamo, tramite il sistema di sondaggi che spiegherà da Domenico, riusciremo ad avere anche un'interazione. Poi, ovviamente, ci sarà tutta la parte delle domande che ben volentieri andremo a rispondere, perché è sempre per questo. Allora, partiamo tutti con la presentazione. Questo è il programma. Il programma sostanzialmente parte da una cosa qualissima, che è il controllo delle infezioni, in questo caso nosocomiali, cioè effettivamente quelle che sono le infezioni presenti in ambito sanitario, progettazione accurata delle superfici, poi colori e materiali, e vedremo perché ricordiamoci che siamo uomini, colori e materiali, il clima psicologico che può darti un colore, un decoro, è assolutamente importantissimo, soprattutto in ambito tipo quello della salute, dove effettivamente abbiamo già un disagio importante. Poi sicurezza e igiene delle strutture, questo è assolutamente fondamentale in questo momento, e poi ovviamente andiamo a vedere le varie tipologie di materiali possibili per le varie aree. Allora, iniziamo subito. Innanzitutto ancora buongiorno di essere qui con noi. Gerflo è una multinazionale tra le più grandi a livello mondiale, siamo un po' in tutti i paesi e soprattutto appunto siamo partiti tantissimi anni fa con il settore healthcare, che è proprio la base del PVC, derivato diciamo dal linoleum. Poi in realtà, come si diceva, sono espansi in tanti altri settori, quindi uffici, industria, retail, residenziale, sport. Ogni Olimpiade che vedete, ogni diciamo partita a livello internazionale, ci sono stati mondiali 2 anni fa qua in Italia, di pallavolo ad esempio, se guardavate, per terra c'è scritto Gerflo, perché il Taraflex ha un brevetto da lontano 47, che praticamente la pavimentazione di riferimento per questo tipo di sport, pallavolo, pallamano, tutti i sport indoor. Per quanto riguarda l'healthcare, ovviamente abbiamo una grandissima storicità, diciamo, e diciamo che abbiamo poi anche il settore dei trasporti, che è molto importante. Questo in realtà è perché dal polimero, dalla piccola particella, il chips, il PVC, in realtà riusciamo a creare tante tipologie di pavimentazioni diverse, adatte ai vari scopi, quindi omogenei, eterogenei. Diciamo che la stratificazione che noi abbiamo avuto sui 2 mm con gli eterogenei, poi il boom che sta in questi anni in realtà è diventato Luxury Vinyl Tile, che in realtà da 2 mm le pavimentazioni PVC sono diventate 4-5 mm, quindi essendo strutturate, non essendo più rotoli, effettivamente abbiamo più facilità di trasporto, più facilità di posa. Poi tra l'altro Gerflor ha il click verticale, che è un brevetto internazionale solo di Gerflor, cioè l'incastro laterale brevettato, che è veramente diverso dall'incastro orizzontale, e poi tutta l'altra tipologia di pavimentazione, con le lenzuole sportive, come vedete, l'antisdrucciolo, gli strati precipitativi, oltre al linoleum, perché abbiamo anche dentro il nostro gruppo il linoleum. Allora, tutte queste pavimentazioni ci consentono di essere veramente nella parte dell'healthcare, e quindi diciamo ci siamo approcciati per forza a questa necessità, cioè di ragionare sulla tipologia delle pavimentazioni possibili. Allora, andando veloce, ovviamente viviamo in un momento in cui questa necessità, questa emergenza che viviamo tutti i giorni, ci ha costretto a casa, è molto presente per tutti, e ci siamo resi conto improvvisamente che batteri, virus, eccetera, sono lì, e ovviamente anche loro vogliono vivere, vogliono prosperare, ovviamente a nostro discapito in questo caso, ahimè. Sono presenti dappertutto, sul nostro corpo, sulle superfici. La questione è che appunto parliamo di un ambito healthcare, quindi un ambito in cui bisogna cercare di ridurre le contaminazioni. Allora, proprio parlando di contaminazioni, in realtà in biografia si parla di ICA. ICA sarebbe infezioni correlate all'assistenza, cioè in Italia ogni volta che voi entrate in struttura pubblica, struttura sanitaria, in realtà proprio perché c'è tantissime persone presenti con tantissime magari patologie ed è un ambiente indoor, comunque in ogni caso, adesso al di là del Covid,
come vediamo, i dati dell'ANPO, Associazione Nazionale Medici della Direzione Ospedaliare, ci dicono che abbiamo 450.000-700.000 casi all'anno in Italia di gente che si ammala di infezioni correlate al fatto di essere entrato in una struttura pubblica. Cioè, provo a capire, io entro in un ospedale perché ho un male lontano, esco e mi trovo magari con minimo disenteria, poi con, non so, polmonite batterica, ci sono tante effettivamente forme purtroppo patologiche che possono essere presenti in un ambiente. Quindi sempre l'ANGO ci dice che abbiamo dal 5 al 15% di pazienti ricoverati che sviluppano un'infezione correlata all'assistenza. Allora, come vedremo, le superfici hanno la loro importanza. Sì, adesso vediamo le diverse forme per trasmettere le infezioni. Quindi prima vediamo le trasmissioni che si condividono attraverso il contatto con le persone, quindi quando visitiamo una persona malata e siamo in contatto con questa persona, abbiamo una trasmissione dell'infezione, e poi quando siamo anche in contatto con le goccioline che questa persona malata ha emesso mentre tossiva o esternutiva. E queste sono le forme di trasmissione che conosciamo, che sono quelle più conosciute. Ma poi ci sono anche altri tipi di trasmissioni dell'infezione dall'ambiente. Quindi la prima è quando siamo in uno spazio indoor chiuso, quindi c'è la ventilazione, e questa ventilazione fa una distribuzione di contaminanti particellari e microbici. Quindi questi microrganismi si possono spostare per grosse distanze e rimangono chiusi nello spazio. Invece c'è anche la trasmissione dell'infezione attraverso il contatto diretto con le superfici. E queste superfici rappresentano un serbatoio per trasmissione di patogeni ospedalieri. Però potremo lottare con questa trasmissione dell'infezione. Come farlo? Prima dobbiamo sanificare o pulire. Quindi cosa significa pulire? Per pulire dobbiamo rimuovere lo sporco visibile, quindi sia il polvere, grasso o liquidi, attraverso la rimozione manuale o meccanica dello sporco con acqua o detergente. Invece, cosa significa disinfettare? È proprio l'applicazione di agenti disinfettanti per ridurre tramite la distruzione o l'inattivazione il carico microbico biologico. Quindi, grazie ai disinfettanti possiamo ridurre il carico microbico. La cosa più importante a prendere in considerazione è che prima si deve pulire e poi si deve disinfettare. Noi pensiamo in generale che lo sporco arriva ad esempio attraverso le scarpe quando entriamo in uno spazio chiuso, ma le persone emettono in media, il nostro corpo e i nostri vestiti emettiamo una media di particolato entro 100.000 e 500.000 particelle al minuto. Quindi come occorre questo? Questo occorre perché prima c'è il batterio, quindi cade sulle superfici, poi questo batterio si propaga e forma una colonia che crea un biofilm, quindi una pellicola protettiva che poi viene a esplodere e quindi a colonizzare altre parti. E c'è una colonizzazione continua. Quindi la cosa più importante è prima pulire, poi disinfettare, ma la recolonizzazione batterica continua ad esserci, quindi per quello che dobbiamo scegliere dei prodotti che possano inibire la proliferazione batterica, come i nostri pavimenti, protezione murale e corrimani. Adesso facciamo un quiz, un piccolo gioco. Qua c'è la schermata dove potete leggere la domanda, ma anche sopra a destra c'è una sezione che dice sondaggi, quindi per favore voi dovete fare clic lì
E lì c'è scritta la domanda con le tre opzioni. Quindi questa domanda con quella che inizieremo dice: le superfici possono essere possono rappresentare un deposito per i microrganismi? A, no, perché si dissolvono nell'aria. B, sì, e possono essere colonizzate dagli stessi. C, sì, però grazie alle fughe lo sporco può nascondersi. Quindi avete 10 secondi per scegliere la risposta giusta. Ok, benissimo, procediamo, speriamo che la risposta sia stata quella giusta, la vediamo insieme. Sì, però come abbiamo detto prima, effettivamente le superfici sono colonizzate dai batteri, i batteri sono sempre presenti e la colonizzazione continua. Quindi anche quando si avviene un ciclo di disinfezione, facciamo un esempio, noi abbiamo tantissime camere sterili, camere bianche, ad esempio per la farmaceutica, il problema è che appena apre la porta, appena l'uomo entra nell'ambiente, per quello che ha detto prima Juanita, ci si trova una contaminazione ambientale immediata. Quindi ricordiamoci che i batteri assolutamente contaminano le superfici e le colonizzano sostanzialmente. Sì, ho visto che anche tante persone hanno scelto l'opzione B, quindi avevate ragione. Facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto. Quindi prima dobbiamo sanificare, ossia pulire, poi disinfettare, e ci sono diverse forme in cui le infezioni vengono trasmesse. Quindi quando siamo in contatto con una persona malata o con le goccioline che questa persona ha smesso, o quando siamo in contatto in uno spazio chiuso con una ventilazione aerea, o quando siamo in contatto con delle superfici contaminate. Molto bene, molto bene. Abbiamo risposto correttamente. Adesso passiamo a un'altra parte che è la tipologia delle superfici, proprio da scegliere. Allora, diciamo che ovviamente noi potremmo scegliere qualsiasi tipo di materiale per fare qualsiasi cosa, però ragioniamo in ambito healthcare. In ambito healthcare ovviamente dobbiamo cercare di pensare a un qualcosa che crei un ambiente pulito. Pulito e facilmente sterilizzato e decontaminabile. Quindi ci si trova con la necessità di fare una scelta di materiale e sempre in realtà prima il linoleum e poi successivamente il PVC in ambito che la fanno da padroni, perché sono materiali innanzitutto che non hanno zone di ristagno sporco, quindi per esempio rispetto alla fuga cementizia piuttosto che altri materiali in cui c'è possibilità di ristagno, la pavimentazione in PVC è saldata, continua e poi addirittura proseguire sulle pareti. Quindi avete come se fosse una pelle che ricopre tutto lo spazio mantenendo fuori lo sporco. Quindi sono continue. Poi la cosa importante comunque da ricordare sempre è che devono avere una protezione superficiale importante. Cioè il PVC, avete visto prima tutte le pavimentazioni realizzate, le possiamo fare perché è un materiale malleabile, ma proprio questa sua capacità di essere malleabile lo rende poroso. Quindi sempre, sopra il PVC, sempre, c'è una vernice poliuretanica protettiva, così come il legno, così come tanti altri materiali, devono essere protetti. Quello che dovete sapere, in realtà, è che la vernice poliuretanica protettiva è quella che fa la differenza. Cioè, se voi vi trovate con una vernice poliuretanica blanda, o praticamente inesistente, vi trovate che se vi cade, che ne so, per terra del betadine, che è come il mercurocromo, si usa tantissimo sanità o qualsiasi tipo di reagente chimico, semplicemente vi macchia per sempre la pavimentazione. La questione quindi è che in fase di produzione può essere applicata una vernice poliuretanica che crea una superficie perfettamente liscia. Questo è possibile grazie a delle tecnologie che Jeffla ha sviluppato nel tempo, che sono appunto Evercat e Protecto 2, che in realtà vanno a autoreticolare la vernice poliuretanica con un trattamento UV laser. A questo punto voi siete sicuri che è una superficie perfettamente liscia e soprattutto non è necessario cerarla. Attenzione, perché la ceratura in realtà è proprio l'incontrario di una zona pulita, perché la cera in realtà è qualcosa che è un deposito di sporco e che quindi in realtà vi trattiene le sostanze che voi invece dovreste cercare di eliminare, soprattutto in ambito healthcare. Quello che dobbiamo considerare
bisogna cercare delle pavimentazioni che non vanno cerate, quindi vanno protette, che devono essere protette con una protezione seria. Ripeto, le nostre protezioni Evercare Protex O2, tra l'altro potete testarle semplicemente voi, perché è un test semplicissimo da fare con altre tipologie di pavimentazioni. Prendete un pennarello indelebile, provate a scriverci sopra e poi vedrete che riuscite a cancellarlo addirittura con una gomma. Cioè quel tipo di pavimentazione ha un trattamento incredibile. La cosa importante da ricordare è che questo trattamento in realtà fa sì che si soddisfino la norma ISO 22196. Che cos'è? È la verifica dell'attività microbica sulle superfici in plastica. Quindi le nostre pavimentazioni PVC sono certificate ISO 22196, perché se il batterio è sopra, semplicemente muore, cioè se andate a verificare dopo 24 ore, in realtà non avete avuto la propagazione batterica, quindi non c'è stata la colonizzazione. Guardate che è una cosa importantissima questa, è importantissimo perché avere o non avere questo tipo di caratteristica in ambito healthcare è quello che fa la differenza. Le nostre pavimentazioni da sempre hanno questo tipo di verifica, quindi stiamo parlando di pavimentazioni omogenee, eterogenee, ma anche i murali, okay? Quindi tutte quelle che hanno resistenza murale, il deco shock, le protezioni murali a parete, addirittura anche gli LED. Quindi la questione è che abbiamo effettivamente un qualche cosa in più da proporre. Soprattutto dobbiamo cercare, perché la cera che cos'è? La cera vi dà un effetto ottico lucido. Ecco, però in realtà, se ci pensate, un gel da sopra, diciamo che dopo un po' di tempo diventa imbarazzantemente sporco e quindi semplicemente va rimosso e rimesso. C'è questo ciclo continuo. Questo ciclo continuo, in Italia costa dai 10 ai 13 euro metro quadro, in realtà costa quasi quanto il prodotto iniziale. Quindi se fate un ragionamento su 10 anni, fate 13 euro metro quadro per 10 anni, sapete già che ogni metro quadro avete speso una cifra considerevole, magari per non aver scelto all'inizio un materiale un pochino più performante. Ripeto, il trattamento della vernice poliuretanica superficiale è quello che fa la differenza. Quindi, in ambito sanità, quello di cui stiamo parlando adesso, non ha senso parlare di disinfezione se prima non c'è stata una pulizia. Ora, come piatto di casa vostra, la superficie deve essere perfettamente liscia, perché se è porosa, in realtà lo sporco non lo togliete più. Quindi la questione è che semplicemente dovete cercare di avere delle superfici in mente di questo tipo di sportito. Ora, facciamo subito un altro test. Sì, adesso tutti insieme, speriamo voi possiate scegliere la risposta giusta. Quindi, per costruire un ambiente ospedaliero è più conveniente usare materiali A, che siano porosi, che grazie a cicli di ceratura protettiva mantengano le superfici lucide. B, nei quali vi sia discontinuità dei materiali e delle superfici. C, che siano autoprotetti e con proprietà insite che favoriscano la decontaminazione. Abbiamo 10 secondi per rispondere. Ok, benissimo, procediamo, vediamo un secondo se ha risposto correttamente. Allora, spero che molti abbiano risposto C. Sì, assolutamente, non devono essere porosi, devono essere autoprotetti dalla vernice poliuretanica che noi diamo in fabbrica, che è comunque deve avere un trattamento superficiale particolare, quindi con trattamento di reticolazione di laser. In questo caso voi avrete le pavimentazioni che non si macchiano e per di più sono batteriostatiche e micostatiche. Vuol dire, ripeto, che non consentono la propagazione batterica. Attenzione perché, come abbiamo detto prima, ci si trova anche a disinfettare un ambiente, ma l'ambiente è, adesso esagero per farvi capire, terra battuta, in realtà ci si trova a non poter, cioè la ricolonizzazione è immediata, quindi di fatto sì, io posso passare il giorno a vaporizzare idrogeno, vaporizzare ozono, però in realtà non sto facendo qualche cosa di utile. Consideriamo che stiamo parlando di luoghi della salute dove noi ci andiamo a curare. Quindi, riassunto, le superfici in abito healthcare devono essere perfettamente lisce, il più possibile continue, quindi i rivestimenti dello stesso materiale,
saldabili in questo caso, ma comunque facilmente riparabili. Diciamo che c'è una storicità antica in ambito proprio sanitario sulle pavimentazioni in PVC e linoleo, ma soprattutto PVC, proprio perché hanno certe caratteristiche. E considerate che gli edifici degli ospedali sono i più stressati al mondo, se ci pensate, perché veramente lì avviene di tutto. Questo tipo di protezione superficiale è perché Protexol 2 consente di avere doti antimacchia assolutamente importanti, ma ancora più importante, vi portano ad avere delle superfici che sono batteriostatiche e microstatiche. Quindi sono certificate contro la propagazione appunto di batteri e virus. Adesso vediamo un po' le soluzioni che possiamo offrirvi. Quindi prima abbiamo il Mipodan Affinity, una gamma che è stata appena rinnovata, che è un pavimento omogeneo e tutte queste soluzioni che vi parleremo sono conformi alla ISO 22196, quindi impediscono la proliferazione batterica oltre il 99%, perché lo prendete in considerazione. Quindi questo ha il trattamento Evercare che ci dà questa proprietà batteristatica e ha più di 50 colori, quindi come potete vedere nella foto potete giocare anche con i colori per creare dello zoning o anche guidare i passaggi nelle strutture ospedaliere. Un'altra gamma che abbiamo è Tarline Pressure Control, che è un pavimento eterogeneo, quindi con alta resistenza grazie alla griglia in fibra di vetro, anche idoneo apposta in ambiente sterile di classe ISO 4, con più di 24 referenze. Quindi ad esempio vediamo qua in immagine un design effetto legno che potrebbe aiutarvi anche ad aggiungere un po' di umanizzazione alle vostre stanze negli ospedali. Abbiamo Tilt Premium, che è un pavimento ugualmente eterogeneo, con 5 design diversi, tantissimi colori, idoneo apposto in ambienti sterili e con il nostro trattamento Evercare. Juanita, perdonami l'interruzione, volevo solo precisare per quanto riguarda il quiz, i sondaggi, di andare proprio nell'area sondaggi e a fianco, diciamo, a domande. Come vedrete c'è appunto lo spazio per le domande e poi c'è lo spazio per i sondaggi. Per chi è collegato ovviamente da uno smartphone o da un tablet deve andare in basso e troverà la voce sondaggi, quindi non rispondete su domande ma su sondaggi. Scusami Juanita. No, grazie mille per questa precisione, in effetti. Quindi come dicevo, il premium è anche un prodotto adatto al traffico intenso e anche conforme all'ISO 22196. Poi continuiamo. Non dimenticarvi che abbiamo anche le soluzioni per la protezione murale, quindi adesso vediamo la gamma Mural Ultra, tutte queste soluzioni idonee apposta in ambienti sterili, quindi di classe ISO 4, con più di 9 colori disponibili. E sappiamo che gli angoli sono qualcosa molto difficile da realizzare, quindi proponiamo anche un sistema che assicura una buona tenuta degli angoli, siano angoli esterni che interni, evitano la zona di stagno sporco e quindi favoriscono il controllo della contaminazione. Per i corrimani abbiamo anche corrimani che sono antibatterici e batteriostatici, quindi che sono conformi alla nostra norma e possiamo giocare anche con i colori disponibili per creare un ambiente uniforme. Ma i fatti parlano più che le parole. Noi con Airflow ad oggi abbiamo fornito più di 50 ospedali Covid-19 al mondo. Abbiamo iniziato con quello Huashun Shenzhen a Wuhan, tutti forniti con la nostra gamma Mipolan, quindi pavimenti omogenei che sono certificati conformi alla norma 22196 e quindi impediscono la proliferazione batterica. Abbiamo fatto l'ospedale temporaneo a Milano, un altro in Beijing, in Spagna, Sudafrica, quindi la lista continua. Allora, parlando proprio in ambito sanitario, diciamo che ne giriamo tanti gli ospedali, la cosa più triste che si può notare a volte è avere il vecchio verde vaporizzato per terra e il bianco a parete.
Allora, dobbiamo considerare che diciamo, noi entriamo in un ospedale proprio perché abbiamo un disagio fisico, quindi avere degli ambienti un po' deprimenti non è che ci aiuti molto, ecco, diciamo così. Diciamo che in realtà il PVC vi consente di giocare. Cioè voi come progettisti, come decision maker nelle parti degli ospedali, potete effettivamente avere una, dare un qualcosa di diverso a questo tipo di strutture, perché guardate che avere delle situazioni così, piuttosto che delle situazioni così, è sicuramente un qualcosa che va a giovamento sia per i pazienti sia per gli operatori, quindi alla fine per il servizio dato. Teniamo conto che PVC è PVC, quindi di fatto, perché non giocare con i colori? Diciamo che Gerflor è specialista in questo, noi, come si diceva prima, forniamo sia pavimenti che rivestimenti, siamo l'unica società che in realtà vi può dare anche poi tutti i corrimani, gli angolari, le protezioni murali, le protezioni delle porte, quindi possiamo effettivamente vestire completamente un ambiente sanitario, partendo dallo giardino fino alle scale e tutto. Per la parte colori è importante perché c'è una questione legata all'umanizzazione dei luoghi della salute. Ricordiamoci ovviamente che c'è il codice NCS, prendendo il codice NCS effettivamente è possibile assolutamente fare degli abbonamenti. Diciamo che noi come multinazionali ci crediamo molto a cercare di umanizzare gli ambienti, perché effettivamente è qualcosa che si può fare con soltanto un po' di attenzione a questo tipo di cose, e abbiamo proprio realizzato una brochure, un manuale, scusate, che potete vedere sotto e che in realtà diciamo dà dei suggerimenti per quanto riguarda la proprietà dei colori, perché effettivamente l'uomo stare in un ambiente confinato già fa fatica. Il colore in realtà crea un agio psicologico, quindi un comfort, e perché no, avere delle pavimentazioni tecniche con caratteristiche batteriostatiche, micostatiche, che rispondano a tutte le normative possibili, e in più dare la possibilità di avere questo rispetto legato ai colori è molto importante, assolutamente un plan che solo il PVC può dare. Come vedete, in questo caso ad esempio a sinistra c'è la centralità del paziente, e quindi effettivamente giocando con i colori semplicemente crea delle aree, crea lo zoning. Voi sapete, siamo in un momento di distanziamento sociale, però come vedete si può assolutamente giocare con le pavimentazioni o i rivestimenti. Questi sono i layout che abbiamo realizzato proprio per far capire le possibilità. Tutto questo è assolutamente possibile da fare. Quindi, diciamo, come discorso generale, possiamo dire che è assolutamente importante ragionare sull'umanizzazione dei luoghi della salute. Guardate che è un qualcosa di importante. Io veramente vedo tanti ospedali ed è veramente tristissimo di essere col verde parterre a bianco parete per una mancanza di progettazione. Noi ormai abbiamo delle pavimentazioni, come diceva prima Juanita, ad esempio gli eterogenei, che hanno all'interno ad esempio un fotografico. Quindi con un fotografico, ad esempio in un RSA, una casa di cura, avere un effetto legno per terra è assolutamente importante, perché quella che può essere la lungodegenza, ecco, consideriamo che avere un effetto legno per terra sicuramente può aiutare proprio diciamo la parte psicologica delle persone. Come sapete, influenza tantissimo anche la parte. Detto questo, sistema cromatico è un linguaggio che assolutamente esiste. Tramite il sistema NCS è possibile anche fare degli abbinamenti, e anzi vi invito a scaricare il nostro manuale. E l'importante è che possiamo customizzare un ambiente. Quindi in realtà noi, tramite la scelta di colori e anche di materiali, perché ripeto, abbiamo una gamma sterminata di possibilità, quindi omogenei, eterogenei, stato più simpatico di LVT, in ambito sanitario effettivamente ci sono tante aree, poi lo vedremo, ad esempio fisioterapia, quindi mettono una pavimentazione sportiva, piuttosto che il laboratorio, mettono una pavimentazione o rivestimento che resistano tranquillamente all'attacco chimico, ai reagenti chimici, che non gli macchino la pavimentazione, ma soprattutto che non mancherati. Perché ripeto, se fate un conto su 10.000 metri quadri, vi trovate con 13 euro, ad esempio, su
10.000 metri quadri, li trovate con 130-100.000 euro all'anno buttati via sulla letteratura. Su 10 anni parliamo di 1 milione. Quindi la questione è che cosa si sarebbe potuto fare con questi soldi invece di sprecarli in ceramica. Cerchiamo di usare le pavimentazioni e dei rivestimenti che non necessitino di questo tipo di cure, cioè che siano autoprotetti e magari appunto batteriostatici e micostatici. Facciamo un quiz, quindi potete rispondere come ci ha spiegato Domenico nella parte sopra che si chiama sondaggi. La domanda è: la corretta progettazione può creare un ambiente più umano utilizzando materiali A, che abbiano decori tali da favorire il comfort delle persone necessario in ambiente sanitario, B, di vario genere creando disuniformità visiva e cromatica, C, che siano poco costosi a prescindere dalle loro caratteristiche. Abbiamo 10 secondi per rispondere, per favore. Ok, procediamo. Spero che appunto molti abbiano risposto al discorso di capire esattamente che quello che può essere il clima cromatico di un ambiente influisce sul comfort delle persone. E quindi effettivamente tramite la possibilità di una progettazione accurata con varie tipologie di materiali, ma che abbia caratteristiche comunque tecniche importanti, possiamo creare gli ambienti assolutamente conformi a questa necessità effettiva che c'è. Quindi, riassumendo, ricordiamoci che l'umanizzazione è assolutamente importante, perché veramente non bisogna pensare agli ospedali, faccio uno scatolone ci mettendo le persone, no. Il discorso è che appunto tramite gli eterogenei, ad esempio effetto legno, effetto pietra, ma anche i rivestimenti a parete, effetto tessile, cioè con tutte quelle che sono le possibilità ormai del PVC, avete le gambe sterminate di scelta per migliorare l'aspetto estetico di un ambiente. Quindi questo e poi l'abbinamento del colore assolutamente crea un'omogeneità ambientale, qualche cosa che di fatto crea un comfort interno alle persone. Ovviamente poi ogni area dell'ospedale ha il suo perché, diciamo che magari una zona d'attesa deve essere più calma, una zona, cioè ci sono, come potete immaginare, tutta una serie di cose che vanno ragionate, strutturate, e ripeto per questo che vi suggeriamo di verificare, se volete, il nostro manuale. Quindi, per dare un po' di orientazione ai nostri spazi, come ci ha spiegato Luca, abbiamo la soluzione Micolama Finiti, come vi ho spiegato già, con l'opzione di scegliere fra i 50 colori disponibili. Anche la protezione murale personalizzata con la stampa digitale, quindi per dare un tocco personalizzato alla vostra struttura, alla vostra struttura ospedaliera, alla vostra casa di cura, possiamo stampare quello che voi volete, soltanto vi chiediamo l'immagine, ce l'inviate e poi stampiamo e aggiungiamo una protezione superficiale. Inoltre, questa tecnologia di stampa digitale è stata allargata anche alla nostra gamma Taralai, quindi i pavimenti. Questa è una novità per questo anno, che è stata lanciata l'opzione di avere dei pavimenti personalizzati al 100% per dare più una personalità alle vostre strutture. Quindi anche questo è possibile, come ci chiedeva il signore Marcello Ceccarolli, dei pavimenti adatti al hospitality, quindi al settore degli alberghi, questo potrebbe essere una soluzione anche per lei. Sì, con un minimo di 50 metri quadri, quindi guardate che è un qualche cosa veramente fattibile. Esatto, grazie Luca. Non ci dimentichiamo delle produzioni murali, che oltre ad avere queste con le stampe digitali 100% personalizzabili, abbiamo anche il mural Calypso con nuove colori e decorazioni come questo effetto bambù che vediamo nella foto. Inoltre, come vediamo, lo zoning, quindi che è creare una differenziazione fra le diverse aree che abbiamo nelle nostre strutture, è
è una tendenza che si sta applicando adesso per garantire il distanziamento sociale e anche guidare il passaggio delle persone. Noi abbiamo una tecnologia apposta per aiutarvi a creare questo, e questa tecnologia è water jet cutting o taglio getto d'acqua, quindi possiamo realizzare delle immagini o anche dei loghi che voi volete nei pavimenti. Tra l'altro abbiamo un nuovo software nel nostro sito web. Se voi visitate il nostro sito web jeffrey.it e entrate nella parte della sezione dei servizi, troverete il nostro nuovo interior designer. Questo è bellissimo perché delle volte abbiamo dubbi sui colori che potrebbero andare bene per i nostri progetti. Quindi questo voi semplicemente dovete prendere il vostro telefonino, fare una foto della stanza o dello spazio dell'ospedale o della struttura dove siete, e fate la foto e poi in istantanea scegliete il colore che volete, quindi il colore del pavimento che volete, della gamma, e avete già una previsualizzazione dei vostri spazi, e questo in pochi secondi è già disponibile sul nostro sito web. Vediamo un altro quiz. La pavimentazione A non incide sul clima cromatico generale ed è influente. B può essere utilizzata come mezzo di segnalizzazione grazie a intarsi e accostamento di differenti colori. C deve essere della stessa tipologia e colore in tutto l'ospedale. Abbiamo 10 secondi. Okay, spero che abbiate scelto tanti il fatto che semplicemente la parte cromatica, la parte del colore può essere utilizzata sia come mezzo di segnalazione, diciamo con intarsi, mix and match, sono tantissime possibilità, sia giocando proprio col colore, diciamo col classico antico, sulle famose strisce per terra, magari dalla reception li portano a vari reparti con colori diversi. Però effettivamente, se ci pensate, si possono fare tante cose. Ormai le tecnologie sono, avete possibilità di stampare sui pavimenti, come abbiamo detto, sui rivestimenti. Quindi mi raccomando, tenete conto che i vostri clienti sicuramente sarebbero contenti di avere delle strutture sanitarie con questo tipo di caratteristiche. Ripeto, però, sempre verificando quelle che devono essere caratteristiche tecniche assolutamente, generalmente, in ambito healthcare. Ora, effettivamente, proprio per questo, è giusto fare un piccolo inciso di quelle che sono le norme da tenere a mente per quanto riguarda le pavimentazioni viniliche in un ambito sanitario, che siano appunto ospedali, ambulatori, case di cura. Allora, questo ovviamente, adesso è un ospedale così, no, noi vorremmo un ospedale in cui la gente sia felice, possa andare in giro, ma soprattutto ci sia la verifica e il rispetto di quelle che sono, diciamo, le norme di progettazione, che sono dovute a scelte progettuali, eccetera, però ci sono anche delle norme date dalla legislazione vigente che vanno assolutamente seguite. Allora, una delle più importanti, se ci pensate, è che stiamo parlando di un ambiente indoor. Quindi un ambiente indoor, quello di cui bisogna stare assolutamente attenti è quello che sono le emissioni gassose, cioè tutto quello che vi è intorno in questo istante sta emettendo emissioni gassose. L'importante è che le emissioni gassose non siano tossiche, che non creano problemi alle persone che devono vivere dentro questi ambienti, anche perché molte volte, per un discorso di coibentazione termica, voi lo sapete, sempre più si vive dentro ambienti veramente confinati, chiusi. Quindi è importante che questo tipo di pavimentazioni e rivestimenti abbiano un certo tipo di caratteristiche. Allora, tenete conto che la maggior parte dei nostri pavimenti ha la certificazione FORA, che è la più riconosciuta al mondo proprio per questo tipo di verifica di quelli che sono i bio, i lati organic compound, che sono le emissioni gassose. Tramite questa certificazione potete accedere addirittura alla
sistema LEED. Il sistema LEED, lo sapete, è il massimo a livello mondiale per quanto riguarda proprio la verifica della, diciamo, biocompatibilità, oppure del fatto di aver utilizzato materiali e metodi di progettazione corretti per l'uomo. Quindi un sistema di rating system, uno tra i più riconosciuti al mondo. Altra cosa importante, ovviamente, è la verifica delle superfici che non abbiano, che non creino quella che è la propagazione batterica, che non la, non l'aiutano a, a sviluppare, perché ovviamente parliamo in un ambito RSA, in ambito case di cura, ed è assolutamente importante continuare a ragionare che i microbi sono sempre presenti, sviluppati, e che assolutamente poi essi stessi possono trasportare virus, eccetera. La parte patogenica di microrganismi è sempre presente e assolutamente può creare delle problemi. Quindi, per favore, ragioniamo sul fatto che la cera non ha assolutamente, per esempio, parlo della cera perché in realtà l'avete usata tantissimo in tanti ospedali. La cera in realtà non è una gran soluzione, perché sia effetto ottico, sì, però l'effetto poi reale è che un po' comincia a sporcarsi, quindi appena messa è lucida, perfetto. Dopo un po' diventa un deposito di sporchi e batteri, di eccetera, e stanno lì intanto che poi non li togliete e li rimettete. Non ha alcuna caratteristica antimicrobica, ma anzi va a coprire le pavimentazioni che potrebbero averla, tipo appunto quelle di Gerflor. Quindi la ISO 22146 definisce l'attività microbica su plastica, quindi ricordo che appunto pavimenti, rivestimenti, anche gli LVT, tantissime delle nostre superfici rispondono positivamente a questa cosa. Parlando di un ambito della, di sanità, avere un ambiente più sterile possibile, o comunque che non si contamini immediatamente appena la presenza di persone, è assolutamente importante. Ricordiamoci anche che un batterio in 24 ore, scusate, in 15 ore diventa 5 miliardi di batteri, quindi la propagazione batterica è qualcosa di importante. Altra cosa importante è avere l'EPD, Environmental Product Declaration. Questa è il top a livello europeo come certificazione ambientale ed è il primo requisito di rispondenza alla normativa CAM. Cioè per i PVC, voi sapete che tipo di etichette ambientali, l'EPD è il massimo. L'EPD costa parecchio, perché in realtà è una verifica reale dei parametri delle varie sostanze testate. La maggior parte delle nostre gambe dispone di EPD. La normativa CAM, sono criteri ambientali minimi, cioè ogni volta che si parla di un ambito pubblico, richiede assolutamente come primo passo di avere l'EPD. Quindi considerate questa perché è cogente. Altra cosa importante da tenere a mente è la normativa, il decreto ministeriale dell'89. Questo lo conoscono tutti, però a volte è disatteso. Diciamo che la verifica di come va realizzato un ambiente pubblico per la presenza di persone disabili. Allora, in questo decreto ministeriale in realtà veniva definito anche la scivolosità delle pavimentazioni, quindi il test che andava fatto sulle pavimentazioni. Questo test si chiama BCRA, viene fatto con una macchinetta, chiaramente è semplice eseguito in opera, in realtà è una macchina con sotto un tampone che verifica l'attrito, quindi il grado di scivolosità della vostra pavimentazione. Semplicemente, ecco, tenete conto che bisogna averlo per edifici pubblici o privati su pubblico. Io faccio il CTP di parte per Gerflor, quando parte un ATP, il CTU la prima cosa che va a vedere è la rispondenza normativa. Ecco, per quanto riguarda la scivolosità, chiaramente abbiamo le norme europee, quindi R9, R10, R11, però teniamo a mente che in Italia è ancora vigente, giustamente, questa norma che proprio chiede questo tipo di verifica. Quindi noi abbiamo testato l'Istituto Giordano di Rimini, il nostro paese, che è addirittura siamo molto compliant con di questo. In ultimo, il discorso della resistenza all'aggressione chimica, questo ovviamente perché in ambito healthcare, ripeto, betadine, eosine, uno per tutti, mercurio cromo, che come potete immaginare è molto molto aggressivo, ecco, le pavimentazioni devono essere protette, perché altrimenti ci si trova in pochissimo tempo ad avere le superfici completamente macchiate. Quindi è assolutamente importante avere questo tipo di risposta.
Quindi, come potete vedere, abbiamo una soluzione per ogni area della vostra struttura. Quindi, se parliamo degli ospedali, abbiamo dei pavimenti e superfici adatti alle camere bianche, sale operatori, uffici, corridoi, laboratori, cucina, infatti per tutte le aree degli ospedali. E anche per le case di cura abbiamo pavimenti e superfici che sono adatti per tutte le aree, quindi anche per la palestra, come ci aveva detto Luca, abbiamo una pavimentazione e sportiva che garantisce e fornisce sicurezza e protezione per le cadute, quindi anche per le persone anziane, quindi pavimenti per la palestra, per i bagni antiscivolo e per la cucina, caffetteria, insomma per tutte le aree della vostra struttura. La nostra offerta Gelflor è molto completa perché parliamo di superfici per ogni area delle nostre strutture, ma anche pavimenti, quindi rivestimenti murali, protezioni murali, corrimani, servini anche, quindi servini che adesso abbiamo fatto la scritta rispetta al distanziamento sociale, aspetta qui, quindi per ricordare anche le persone quando arrivano alle nostre strutture, iniziare la sensibilizzazione. Quindi abbiamo un'offerta molto completa grazie anche ai trattamenti superficiali, come vi abbiamo spiegato, che forniscono proprietà batteriostatiche ai nostri pavimenti e non è più necessario applicare alcuna emissione acrilica e tutte le nostre soluzioni sono certificati. Queste sono un paio di foto su cliniche che abbiamo fatto e abbiamo adesso la clinica Betania a Roma, ospedali gemelli. L'abbiamo anche fornito noi, i pavimenti e le superfici. Possiamo vedere anche qua dei diverse idee per utilizzare quindi lo servizio che abbiamo del taglio d'acqua e giocare con le forme dei pavimenti. Questo è un altro reparto dell'ospedale Gemelli a Roma. Anche gli diamo tutte le possibilità dei colori design che abbiamo a disposizione per voi, perché voi anche possiate dare il vostro tocco alla struttura che state progettando. Quindi adesso, non lo so se è possibile, Cecilia, se possiamo fare partire il video che vorremmo condividere per farvi vedere tutte le strutture ospedaliere che abbiamo fatto nel mondo adesso per dare del nostro per combattere il Covid-19. Sta partendo. Quindi vorrei ringraziarvi a tutti per aver partecipato con noi oggi. Anche se vi invito a seguirci sui social perché lì pubblichiamo tutte le notizie per quanto riguardano i prodotti, le nuove tendenze, quindi anche una fonte di informazione. E troverete adesso un link che invieremo, adesso comparirà una finestra in cui potete fare clic e troverete un sondaggio e anche... Se compilati il format, poi potremo inviarvi le slide, perché ci siete in tanti che ci hanno chiesto, ho letto nella chat, le slide, quindi adesso potete fare clic su questa finestra perché così
possiamo inviarvi le slide e anche altre documentazioni. Bravissimi entrambi, devo dire, sono stati molto chiari nel raccontarci un po' tutto quanto. Complimenti ovviamente anche per le soluzioni. Ho qualche domandina per voi, perché in qualche modo, ecco, già ho visto Natale pronto, ma volevo chiedervi, allora, Donatella Casagrande ci chiede, avete accennato ad un'applicazione che tramite il cellulare si può visualizzare immediatamente l'effetto cromatico dell'ambiente. Possiamo ripetere in qualche modo? Certo, infatti se lei va, se tutti andate sul nostro sito, quindi andate jeffler.it, sopra c'è un menu, sì, dal cellulare, sopra c'è un menu, quindi c'è scritto servizi, fate clic lì, poi servizi, se c'è scritto interior designer, quindi fate clic lì sull'interior designer, e poi c'è l'opzione che potete giocare con le foto già disponibili per giocare con i colori, eccetera, ma c'è anche l'opzione di scattare la foto o caricare la mia stanza. Quindi lì si apre, comparirà l'opzione di scegliere di utilizzare la propria camera dal cellulare per scattare la foto e poi andare a cambiare i colori dei pavimenti con i colori che abbiamo a esposizione e tutte le gamme. Quindi non so se sono stata abbastanza chiara. Assolutamente sì. Inoltre volevo chiedervi eventualmente se gli architetti, i progettisti che ci seguono vogliono contattarvi, in qualche modo possono farlo, a che riferimenti? Avete un po' delle informazioni da darci a riguardo? Sì, Cecilia, non so se ci puoi aiutare per... Ah no, Luca, per far vedere l'ultima slide. Perché in qualche modo ovviamente molti vorranno delle vostre informazioni. Io continuo un po' con le domande che ci hanno posto i progettisti. Ad inizio ci hanno chiesto se i prodotti sono a base di alcol o candeggina. I prodotti per disinfezione? Penso di sì. Allora, il discorso che l'OMS effettivamente porta la candeggina e i prodotti a base alcol come soluzione per quanto riguarda proprio il Covid, diciamo, proprio questa emergenza del Covid-19, come soluzione, diciamo, finale. Secondo che nel frattempo sto attivando la televisione. Allora, sì, effettivamente l'OMS richiede questa come soluzione semplice, quindi ipoclorito di sodio a candeggina, il massimo di quello che deve essere la diluizione è il 2,5%, l'alcol si può usare, e entrambe queste sostanze possono essere utilizzate sulle nostre pavimentazioni. Io però, come diciamo tecnico, mi sentirei più sicuro a utilizzare, ve lo dico, detergenti tipo Divers, Kiel, Ecolab, cioè quelli di diciamo, società che proprio lavorano nel campo di disinfezione. Una per tutto, Kiel ha un disinfettante che è anche detergente, quindi mentre pulite il pavimento, ovviamente lasciando un tempo di contatto di 4-5 minuti, perché è quello che è necessario per avere un'azione battericida e virucida corretta, però in realtà di fatto avete un'azione batterica totale, quindi anche un ambiente sporco può essere pulito e addirittura si può fare la disinfezione con lo stesso prodotto. Quindi è un po' quello che suggerisco. Allora, poi ci chiedono, vorrei delle informazioni sulle proprietà acustiche fonoassorbenti. Ah, bellissima domanda. Assolutamente, sono contento di fare queste domande perché, spiego, noi ci crediamo molto al discorso dell'acustica. Noi abbiamo sviluppato insieme all'ANIT, Associazione Nazionale di Isolamento Termico Acustico, già parecchi anni fa un manuale insieme, proprio per andare a spiegare le proprietà acustiche delle nostre pavimentazioni. Abbiamo fatto dei test insieme in una villetta di Pavia, diciamo il classico solaio in ceramica e poi la sovrapposizione con vari tipi di pavimentazione. Allora, è stato molto interessante perché in realtà ci si è resi conto che l'abbattimento acustico che hai è veramente importante. Teniamo conto che con 3 mm possiamo avere 19 decibel di abbattimento acustico piano su piano. Quello che però è ancora più importante da ricordare è che quello che conta in realtà molte volte non è tanto l'abbattimento piano su piano, ma l'attenuazione del rumore all'interno della stanza. Quindi
la verifica è fatta con un'altra normativa, perché sono due le normative da verificare, la seconda in realtà va a verificare assolutamente questo tipo di comfort, perché se avete una pavimentazione che attenua il rumore all'interno, vi crea il comfort. Questa è qualcosa di molto semplice da verificare se ci pensate, ad esempio, faccio un esempio per tutti nei supermarket. Supermarket, voi passate col carrello, avete la fuga ceramica, quindi un effetto treno, un rumore continuo, tra l'altro sapete che la vibrazione in realtà produce rumore, le superfici in appoggio, perché stiamo parlando di il tipo sotto il materassino piuttosto che questi teli da 3 mm, in realtà desolidalizzano, quindi fanno un effetto molla e il rumore di fatto non passa, ma soprattutto viene attenuato nell'ambiente. Faccio un esempio per tutti, ad esempio le sedi Telecom in Italia, 110.000 metri quadri, sono state di fatto realizzate da noi un anno fa tramite una delle nostre pavimentazioni viniliche, il Saga 2, che va in sovrapposizione a una pavimentazione esistente. Io vi chiedo, se siete interessati, di contattarmi, perché è veramente qualcosa che ci interessa e vi possiamo mandare il manuale e tutti i test fatti tutto Giordano su queste cose, perché è un qualche cosa di assolutamente importante. Tenete conto che la Regione Lombardia da 2-3 mesi a questa parte sta cambiando la normativa e richiede una verifica acustica ogni volta che avete a che fare un intervento dentro un edificio. La verifica acustica, a differenza della verifica energetica, è molto facile da fare, perché l'APE, come sappiamo, è una serie di medie, trasseramenti, coibentazioni, eccetera. La verifica acustica basta andare, diciamo, un appartamento rispetto all'altro e attivare il fonometro e verificare una serie di dati. Quindi, a pavimento, le soluzioni viniliche sono assolutamente importanti e assolutamente da proporre. C'era una domanda relativa all'eventuale rimozione di questa pavimentazione e anche ai costi, se sono simili a una pavimentazione tradizionale. Allora, pavimentazione tradizionale bisogna capire che cosa si intende, se si intende ceramica o si intende altro. Immagino che sia ceramica. Allora, la ceramica è un bellissimo prodotto, la ceramica di per sé va benissimo, ormai ci sono delle soluzioni bellissime, tra l'altro ha la stampa digitale tanto quanto l'abbiamo noi. Il problema è che poi c'è sempre una fuga cementizia, quindi ti trovi con una zona, ormai ci sono da sempre a vedere la fuga nera, ecco, però in ambito sanità, se ci pensate, questo è drammatico. Detto questo, non lo dico io, lo dice la storia, le pavimentazioni viniliche sono le più utilizzate negli edifici più stressati al mondo, che sono proprio gli ospedali, sono veramente veloci da fare rappezzi, ormai ci sono anche dei sottofondi, delle colle, un sistema di fast track, una PEI che era col team Verlechner, di dare delle soluzioni che in 40 minuti di fatto sono stabili, quindi di fatto è estremamente rapido fare questi rappezzi. Questo per quanto riguarda i rotoli. Poi se parliamo invece, per esempio, di LVT, col sistema click che ha Gerflor, quindi incastro verticale, sganciate la singola lama, magari a centrostanza che vi si è rovinata, e la cambiate, la singola lama, cosa impossibile con tutti quelli che invece hanno incastro maschio-femmina orizzontale. In questo caso dovreste smontare il mobile, smontare tutta la pavimentazione, cambiare la lama e rimontare tutto come se fosse laminato, come se fosse un parquet. Allora, ho una domanda: i vostri prodotti sono utilizzabili in ambienti umidi come le piscine? Allora, per quanto riguarda le piscine, bordo piscina un metro, noi diciamo di starci lontani. Vi spiego perché. Sostanzialmente il cloro, sempre presente in maniera massiccia all'interno dell'acqua della piscina, in realtà può creare qualche problema. Okay? Quindi non crea l'isolamento delle persone, ma crea proprio la continuo di lavamento che può avere il cloro della piscina. Detto questo, assolutamente sì, noi realizziamo tantissimi spogliatoi, tantissime zone con umidità molto molto alta senza problemi. Tra parentesi, abbiamo dei sistemi, uno per tutti, tra l'altro un Drytex, che vi consente di posare direttamente su sottofondi con 7-8% di umidità, quando sappiamo che il massimo di solito è il 3%. Questo è un sistema in realtà a pacchetto, perché hai un certo tipo di eterogeneo col fondo tessile, un certo tipo di colla specifica che non funziona come le altre colle, ma è proprio diversa, realizzata
in maniera esclusiva da Mapei a livello mondiale per Gerflor, quindi è proprio un sistema a sé stante particolare. Per l'umidità, ripeto, non c'è problema. Poi, se parliamo ad esempio di LVT o GT, cioè delle piastre che incastrano tra di loro, assolutamente ci si trova con delle soluzioni, ovviamente, in cui l'umidità può passare, a differenza dei teli, e quindi avete resistenze al 5-6%. Noi tra l'altro facciamo un webinar lunedì proprio su questo, se mai foste interessati. Sì, molti sicuramente lo seguiranno. Dimmi, Juanito. No, soltanto vorrei dirvi a tutti che il manuale, abbiamo fatto una pubblicazione apposta sul tema dell'acustica negli impianti, quindi che è già disponibile sul nostro sito, quindi se voi andate al nostro sito gerflor.it, professionisti, servizi, libreria virtuale, e poi fate clic su pubblicazioni, lì troverete sia il manuale dell'acustica che il manuale che abbiamo fatto sulla presentazione, la scelta dei colori per l'ambito ospedaliero. Inoltre vorrei chiedere a Cecilia se è possibile che lei ci invii un'altra volta il link al sondaggio, al sondaggio post webinar, perché così anche se compilate questo format vi invieremo tutte le pubblicazioni e le slide che abbiamo utilizzato oggi. Assolutamente, adesso comparirà di nuovo un link da scaricare, però volevo chiedervi anche, molte domande sono anche sui costi, che costi sulla pavimentazione anche personalizzata al metro quadro, possiamo dire qualcosa? Sì, io su questo, io sono responsabile tecnico e Juanita responsabile marketing, sarebbe meglio contattarci, poi ben volentieri vi mettiamo in contatto con il reparto commerciale. I costi comunque, tenete conto, non sono alti. Veramente abbiamo dei costi bassi, adesso non voglio anticiparli, però sappiate che veramente il minimo è 50 metri quadri, quindi stiamo parlando di qualcosa di incredibile. Tra l'altro, facciamo un esempio, voi potete stampare sui pavimenti, non so, alcuni pani, margherite, la sabbia, quello che vi pare senza problemi, anche a parete, e stiamo per lanciare addirittura la possibilità di avere questa stampa digitale sugli LVT. Quindi anche sugli LVT, il lancio verrà adesso in autunno, in realtà si potrà stampare il vostro logo, il vostro decoro preferito o il vostro colore preferito. Un'altra domanda, in un ambiente farmaceutico dove ci sono laboratori e clean room, si usano gli stessi prodotti che state illustrando nell'ospedaliero? Allora, sono materiali che devono avere un tipo di certificazioni. Gerflor, circa un miliardo di fatturato, fa tantissime farmaceutiche a livello mondiale, Camere Bianche ne facciamo tantissime, e abbiamo delle certificazioni specifiche, ad esempio in Europa, Fraunhofer, e addirittura, proprio parlando prima del grado di stabilità, dobbiamo sapere che sono delle norme che verificano queste cose, tra una e la 14.644, barra 1 fino a barra 9, in realtà noi abbiamo delle pavimentazioni verificate fino ISO 3, cioè per farvi capire, la normativa dice che ISO 0 è assolutamente vuoto, praticamente la sterilità totale, quindi non c'è presenza di nessun microorganismo, fino a ISO 9 avete questa gamma, per farvi capire, in questo istante intorno all'ISO 7, ISO 7, ISO 8, dipende quanto è pulita, una sala operatoria intorno all'ISO 5, una camera bianca farmaceutica dove vanno proprio a avere necessità di ambienti sterili totali, si va intorno all'ISO 3. Ecco, noi abbiamo delle pavimentazioni dei rivestimenti che sono certificate in ISO 3. Le pavimentazioni che abbiamo mostrato finora sono in classe ISO 4. Tenete conto che stiamo parlando di già il massimo a livello mondiale. Allora, ultimissima domanda. Il materiale di Gerflor trova applicazione con strutture, con impianti di trattamento e conservazione di prodotti agroalimentari? Sì, assolutamente sì. Noi ne facciamo tantissimi di questo tipo di strutture. Diciamo che anche lì abbiamo tanti tipologie di pavimentazioni. Faccio un esempio, uno per tutti. A parte, diciamo, i laboratori, panetterie, eccetera, in cui bisogna rispondere all'HACCP, ovviamente, ma su questo non c'è assolutamente problema. Vi posso portare un esempio recentemente in un oleificio in Puglia, in cui in realtà avevano il classico calcestruzzo completamente rovinato,
ormai dal tempo, e l'ASL viene sul posto e dice: guarda che questo pavimentazione imbattuto in cemento, fatto negli anni 80, tutto crepato, non è ammissibile, quindi fai qualcosa. Il proprietario a questo punto prova a mettere su resina, prova a fare qualcosa, però la resina dopo un po' si crepa un'altra volta, ovviamente l'umidità del sottofondo, perché è un controterra, viene fuori, si sbolletta tutta, disastro. A questo punto semplicemente cosa ha fatto? Ha preso le nostre piastre GTI, che trovate tranquillamente nelle nostre gamme, e praticamente una volta sistemato in qualche maniera con un po' di livellina le zone particolarmente rovinate, è andato in sovrapposizione, e di fatto queste piastre si incastrano tra di loro a coda di rondine. Allora, questo sistema qua nella zona magazzino, la stessa piastra in appoggio sul pavimento calcestruzzo, però sistemato, può essere data quadrata ed in essere saldata. Quindi la superficie continua in appoggio sull'esistente, che ha tutte le sue caratteristiche perfette in ambito alimentare, e tra l'altro non copia i movimenti che può avere la sottostruttura in calcestruzzo, che ormai pian pianino si sta ammalorando. Quindi ricreiamo di fatto quella che è una pelle vinilica, un qualche cosa che di fatto va a creare una zona pulita, così come in ospedale, anche in ambito industriale o in ambito alimentare. Bene, allora io intanto vi saluto Luca e Juanita, perché terminiamo un po' questa prima parte, ma ci vediamo dopo per altre domande. Benissimo. Certo, anche allora, vorrei ricordare a tutti che abbiamo un altro webinar lunedì alle 15, dove parleremo su come scegliere le superfici adeguate ai tempi del distanziamento sociale, quindi andremo a parlare anche delle soluzioni adeguate per gli alberghi, uffici e scuole, quindi quelli oltre all'ambito healthcare. Bravissima, cioè puoi fare veramente anche la moderatrice degli eventi, Juanita, complimenti. Ancora ci vediamo comunque più tardi per altre domande. Allora adesso, eccoti qua Natale, architetto Natale Raineri, benvenuto, bentornato. Grazie. Direi di preparare già la presentazione, così puoi un po' raccontarci il tema del convegno, insomma del webinar. Perfetto, benissimo. Allora, innanzitutto vi ringrazio dell'invito e niente, il discorso che è stato fatto dai colleghi prima è sicuramente, almeno parlo da architetto, veramente interessante. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il fatto che appunto il momento particolare, come sempre, poi a noi stimola per cercare di trovare delle nuove soluzioni o dei nuovi indirizzi. In questo caso qui mi sembrava appunto molto interessante la serie di domande che vedo anche io effettuate dai colleghi e che, come dire, poi alla fine ci danno comunque un indirizzo da una parte su quello che possono essere appunto l'uso di questi materiali è una delle soluzioni che in effetti magari in certi momenti non avevamo pensato di poter avere. Detto questo, il mio intervento, come dire, che seguito può avere rispetto a quello appunto dei colleghi che mi hanno preceduto? Ma sostanzialmente vuole raccontare un pochettino a condividere con i colleghi quello che può essere una delle domande che ci possiamo essere fatti in questi due mesi, diciamo, di stop e di quarantena forzata, nel senso che il discorso è appunto, alla fine, nel prossimo futuro, che tipo di progettazione, di architettura andremo a sviluppare. E parto sempre con questa diapositiva dei vecchi rapidograph, perché appunto non tutti forse ce ne rendiamo conto, però a volte i cambiamenti ci sono comunque stati e, come dire, li abbiamo un po' in parte subiti, in parte invece accettati, però poi sono andati a far parte della nostra professione a volte senza neanche rendercene conto. Quindi, per esempio, appunto, alcuni hanno cominciato a lavorare con questi strumenti, sono passati a degli strumenti differenti e oggi stiamo ancora
migliorando la cosa. Tutto questo all'interno sempre di una professione che non si ferma mai. Quindi anche in questo caso qui direi che il tipo, come dire, di performance che ci possono dare determinati materiali, forse non ce ne rendiamo neanche conto del fatto che appunto magari certi materiali abbiano già la possibilità di darci delle, sono le circostanze che obbligano i progettisti stessi a come dire, cercare appunto di scoprire o di aggiornarsi per rendersi conto del tipo di utilizzo che possono avere determinati materiali. Come per esempio appunto, voglio dire, la base che rimane comunque sempre stessa per il nostro tipo di professione. La scusa è quella di far vedere degli schizzi di Sidra, perché a me piace Sidra, però voglio dire, quello che è interessante di pensare che appunto il nostro tipo di professione, come dire, parte comunque da uno spazio e dall'immaginare una realizzazione che poi comunque possiamo appuntare in qualunque momento, in qualunque punto della nostra giornata. E quindi il discorso è vediamo di come dire, di cercare di vedere quelle che sono le possibilità che ci possono dare appunto le tecniche sotto mano. Le tecniche che noi abbiamo sotto mano è appunto il tempo. Scusami, lo chiedo conto perché leggo che alcuni dicono che l'audio è disturbato. Io non ho un riscontro. Se volete posso togliere le cuffie, però mi sembra che avevamo fatto delle prove che con le cuffie forse era meglio. Se non mi date riscontri, io continuo così con le cuffie, ok? Proviamo così, vediamo un po' se riusciamo a eliminare questo problema del sottofondo, lo sentiamo anche noi. Ok, mi piace, non... va bene. Quindi niente, dicevo, gli strumenti appunto si evolvono. E a questo punto qui il discorso è che molti di noi non sapranno neanche quelli, non dico che cos'è quell'oggetto, però sicuramente non l'hanno mai usato, quindi qualcuno lo potrà ancora utilizzare ma come ripiano per metterci sopra delle cose, di sicuro invece ha fatto parte del nostro mestiere per tantissimo tempo, e a volte è anche questo il discorso che dimostra come la tecnologia influenzi anche il nostro modo di pensare, il nostro modo di progettare, perché la stessa maniera di fare le cose ti comporta anche un modo di vederle le cose. E le cose, ora io appartengo a una generazione che ha conosciuto voglio dire, di Gaud, De Carlo, l'altro è Bona, un altro architetto milanese che insegnava da noi a Genova. Però voglio dire, questo è semplicemente per dire veramente una scusa per raccontare quello che possono essere stati, come dire, i cambiamenti che ci sono stati nel tempo. Mentre noi adesso appunto abbiamo tutta una serie di materiali che possono essere utilizzati pensando ad una, come dire, loro ulteriore utilizzazione, sicuramente in tempo recente, perché poi stiamo parlando di 30 anni fa, la nostra professione aveva, come dire, più delle finalità diverse, più relative a quella che erano l'aspetto forse più filosofico, o passatemi il termine, più di ricerca, diciamo, mentale della professione. Quindi appunto qui la citazione di Teatro del Mondo di Aldo Rossi in realtà non originale, ma quello che era stato poi ricostruito a Genova come Genova città della cultura, però vorrebbe dire un po' questo, cioè in quegli anni ragionava un pochino più su queste cose qua.
Sempre, per esempio, appunto, nella nostra facoltà veniva invitato Cristiano Schulz che parlava di progetto per un logo. Ecco, anche lì di nuovo, cose che nel tempo, come dire, poi cambiano, e in quel momento erano delle cose veramente innovative. Mi chiedono di provare senza cuffie. Esatto, proviamo senza cuffie, magari battono sul microfono e danno lì un problema. Non ho nessun problema, se mi dite che è più tranquillo, perfetto. Quindi ad un certo punto, anche in questo caso, per esempio, il discorso, voglio dire, del progettare rispetto a quello che è il luogo in cui si va ad intervenire, ecco, ormai è dato per scontato, probabilmente, come sempre poi nel nostro mondo, si fanno sono dei tipi storici che si ripropongono. È stato un lungo periodo che, come dire, ha ricoperto il fatto di dire adesso ci confrontiamo con quello che è l'uomo, ora stiamo ritornando di nuovo ad una progettazione più di international style. Però quello che appunto volevo cercare di focalizzare è anche proprio come appunto il tempo cambino nel tempo, ma non soltanto per l'uso dei materiali, ma anche proprio per le concezioni che possiamo avere. Quindi, di nuovo, io sono genovese, non posso, come dire, sfrutto l'occasione di l'architetto più famoso, e vediamo il Beaubourg non solo piano Rice, un altro collega genovese, Franchini, che viene sempre dimenticato, però comunque diciamo tre colleghi che quando fanno questo concorso, questa progettazione, come vedete, se lo ricordiamo tutti, però è un tipo di edificio che sicuramente sarà stato innovativo. Quest'anno ha fatto 40 anni fa, quindi festeggia questi 40 anni e, fra virgolette, da una parte diciamo comunque dimostra sempre l'innovazione, dall'altra se lo vediamo di nuovo, e qui il discorso che cercavo dell'evoluzione che continuiamo ad avere sempre nella nostra professione, però dal punto di vista per esempio dell'impatto ambientale, questo qui è un edificio che consuma tantissimo. Perché? Perché due architetti come Piano e Rice, che poi hanno preso una strada completamente diversa, Rogers molto più attento sin da subito forse a quello che è l'impatto energetico della sua architettura, Piano ci è arrivato forse più lentamente, però comunque le cose si sono cambiate perché appunto il mondo ha cercato delle nuove soluzioni. Noi forse sempre siamo un pochettino più, come dire, lenti ad arrivare a queste cose, perché se vediamo per esempio di nuovo un rapido confronto su quello che c'era in Italia negli anni 80, fine degli anni 80, e le due diapositive vogliono un po' raccontare questo, a sinistra l'edilizia che veniva realizzata, le vecchie, per intenderci, case popolari, gli ultimi piani di zona che venivano realizzati in Italia, e avevano un linguaggio post-brutalista, perché come sempre nella nostra professione i tempi sono lunghissimi. E come dire, anche se poi alla fine dobbiamo dare delle risposte rapide a quelle che sono delle funzioni, delle esigenze che devono avere rapidamente magari delle soluzioni, in realtà la burocrazia da sempre, il problema che viene discusso molto in questi giorni, a me fa sempre sorridere, quelli come me che sono un po' più dagli anni avanti si rendono conto che in effetti è la classica cosa che si discute da tantissimo tempo, tanto che appunto nell'esempio vedete realizzavamo delle strutture che comunque erano datate già nel momento in cui venivano realizzate. Si parlava di un'architettura post-brutalista quando già nel mondo, diapositiva a destra, si parlava di postmodernismo, quella è la casa all'interno della casa per la madre di Venturi. Quindi il discorso è, noi siamo sempre, come dire, mancando,
mentre nel mondo si discuteva di delle altre arti, ammesso che presunzione dell'architetto ci infilò dentro anche l'architettura, però anche se guardiamo le altre arti, la musica piuttosto che la pittura, ma piuttosto che altre espressioni artistiche dell'uomo, nel momento in cui si arriva al 50-60, già negli anni 60, si comincia a parlare di quello che è l'attenzione, diciamo, al mondo, alla natura, a tutto quello che è il momento che si discute anche di quello che può essere l'inquinamento del mondo, è nella cioè, tutto questo, per cominciare a discutere di questo dobbiamo arrivare già negli anni 90. E per esempio, appunto, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, si comincia a parlarne in qualche maniera, per esempio, quando viene fatto un corso per l'unificazione di Berlino e intervengono un sacco di architetti da parte di tutto il mondo, e poi il risultato, come dire, tra virgolette, del verde che viene inserito dentro gli edifici o nei nuovi edifici è soltanto questo verde, diciamo, proprio di contorno, ma non si ha una sensazione di quello che potrebbe essere quello che potrebbe essere appunto l'impatto dal punto di vista ambientale di queste nuove costruzioni. Tanto che nel tempo il risultato è questo, quindi questo era, diciamo, il controcampo della diapositiva di prima, quella era presa all'interno dell'OZ, del giardino dell'abitazione, e in questo caso qua invece è la parte, diciamo, l'ingresso alla corte interna. Nel tempo, questa cosa fatta una decina di anni dopo, ecco, l'edificio è stato completamente avvolto dal verde, però dal punto di vista dell'impatto ambientale l'edificio non è cambiato per niente. E contemporaneamente uno viene costruito nello stesso periodo, anche lì di nuovo cito Sita per piacere personale, però ci potrebbero essere altri mille esempi di quegli anni. Sidra nel contempo costruisce il famoso Bonjour Tristesse, anche lì di nuovo edificio di edilizia sociale, sostanzialmente, come diciamo oggi, una casa popolare, però pur essendo un intervento interessantissimo, citato in tutti i libri di storia dell'architettura contemporanea, però se pensiamo a questo discorso del nuovo modo di sentire, di pensare a quello che può essere l'edificio dal punto di vista di risparmio energetico, da questo punto di vista non niente. E addirittura, se non notate, ritorno un attimo, ma lo conoscete sicuramente, è un edificio con una copertura piana, qualche con questo taglio da cui viene fuori il discorso Bonjour Tristesse, però non c'è un pannello solare, con tutto che, al contrario, invece, poi la Germania in questo momento a livello europeo a livello europeo è la nazione che ha più pannelli solari rispetto a quella che è la popolazione complessiva. E questo, pur avendo un rapporto di giornate e sole sicuramente non favorevole. Per arrivare ad un edificio, come dire, veramente invece il risultato di una progettazione che coniuga la progettazione con questo senso che possiamo appunto definire contemporaneo di risultato della composizione architettonica con quello che è il sentimento invece della quello che è l'impatto sull'ambiente della produzione architettonica è sostanzialmente, perlomeno dire, non l'unico, però, e qui di nuovo cito Mario Cucinaco, che è nato a Palermo, perché comunque ha
il nostro mio compagno di corso, comunque un architetto che si è laureato qui a Genova e che ha cominciato a lavorare con Piano. Questo che realizza in Cina è un edificio che indubbiamente ha la sua forma, quindi la sua composizione viene fuori dall'unione appunto di quelle che sono le funzioni dell'edificio, la pelle dell'edificio, ma anche il suo aspetto di ricerca per appunto cercare di ottenere un edificio che abbia un suo basso impatto ambientale. L'unione di queste cose genera anche la forma. Quindi, per intenderci, come dire, la composizione dell'edificio nasce dall'unione di queste cose, quindi l'unione di quelli che possono essere dei materiali, però poi, come dire, riplasmati, in questo caso qua, dalle capacità dell'architetto, formano questo edificio, che indubbiamente, per esempio, con l'esempio che dicevo io poco fa, non sarebbe stato, ecco, lo stesso risultato, invece sarebbe stato probabilmente identico per l'edificio di Siza, una copertura piana, un alto cornicione, si potevano tranquillamente mettere, si potranno tranquillamente mettere dei pannelli solari. La composizione dell'edificio di per sé non cambia, non cambiava. Ecco, in questo caso qui invece la funzione dell'edificio e la composizione dell'edificio sono comunque, fanno parte un tutt'uno di quello che è risultato anche dal punto di vista della ricerca ambientale. Tanto che probabilmente oggi questo edificio, con le tecnologie che si conoscono oggi, sarebbe probabilmente anche diverso, la forma sarebbe diversa, perché i materiali che sono stati utilizzati cominciano ad essere sicuramente datati. Andando avanti appunto su questa ricerca, su questo ragionamento, sempre Mario Cucinella, per esempio, ragiona su una casa a basso costo, con una ricerca finanziata da Vital Cementi. E questo edificio qui doveva essere appunto un tipo di edilizia sociale di 100.000 euro, una casa in evoluzione ad impatto zero. Questo, in questo caso, quello che mi interessa sottolineare che cos'è, non tanto il tipo di come dire, di utopia che ci può stare dietro, o che però comunque, voglio dire, rispetto a un'utopia passata potrebbe essere veramente realizzata, quanto alla struttura. Che se notiamo, e di nuovo qui è il discorso dell'uso dei materiali, abbiamo delle conoscenze che si evolvono nel tempo. Questo già è un tipo di edilizia, di architettura, che comunque rimane appunto datata. Perché? Perché ora, a parte il fatto di essere stato di Talcementi, se vedete la struttura che richiama le case dominò di Le Corbusier, comunque di per sé molto probabilmente, quasi sicuramente, oggi un architetto come Mario Cucinella sicuramente con una struttura in legno. Natale, ci chiedono dalla regia di cercare di stare più fermo possibile, perché quello forse potrebbe influire in questo rumore. Io scusaci. No, e figuriamoci, cercherò di stare composto. Lo leggo anch'io le cose, ma mi sembra che, non lo so, non credo che c'entri, perché il microfono è più computer, però proverò a stare fermo. Dunque, stavo dicendo, la continua evoluzione che comporta anche il cambiamento, anche può essere piano, se facciamo un ragionamento su quello collegato anche con la filosofia, come dire, di quello, il nostro mondo, il nostro modo di vedere le cose, il modo di contemporaneo, è detto come piano, viene chiamato per realizzare come questo negli Stati Uniti, a distanza di un Albuquerque, fa una cosa completamente diversa, molto appunto l'impatto pannelli solari,
copertura verde, bassa emissione di energia, edificio in classe con una configurazione, con una certificazione. Ecco, questo che cosa vuole dire? Che cosa vuole dimostrare? Vuole semplicemente dire questo, che come dire, non è l'architetto che ad un certo punto deve comunque adattarsi al committente, perché chiaramente un architetto come piano non ha di queste necessità. È proprio che le cose cambiano, quindi nel momento in cui dobbiamo affrontare nuove circostanze, nuovi modi di vedere le cose, anche un grandissimo architetto come può essere Piano vede le cose e le cose cambiano. E appunto, sempre citando Piano, le cose cambiano e cambiano magari relativamente, ma quello che appunto è interessante sono poi i materiali. Lui negli anni 80 comincia a lavorare su un prototipo di casa autosufficiente ed individuale e alla fine Vitrali la realizza ed è questa che ha fatto pochi anni fa. Quello che, come dire, può essere interessante di questa visione è il fatto che appunto, di nuovo, rispetto a quella che può essere un'idea utopistica da parte di un architetto, di un progettista, nel momento però invece in cui, come in questo caso a distanza di una ventina d'anni, le tecnologie gli consentono di fare determinate cose, appunto il prototipo viene fuori e in questo momento nasce questa cosa qui. Ecco, stessa cosa si potrebbe dire in parallelo con il discorso che abbiamo fatto sui materiali e su questo particolare momento. Ora siamo molto più attenti a tutto quello che è appunto la sanificazione, il rapporti interpersonali, il tipo di fruizione degli spazi, la larghezza, la grandezza, certe dimensioni che sicuramente, per esempio, appunto un tempo non facevano parte, o perlomeno non tenevamo sotto attenzione in questa maniera, al punto che il senso di queste due diapositive, cioè della diapositiva divisa in due, vorrebbe dire un po' questo. Da una parte sì, le condizioni che pensa a questa nuova città, che sì, si doveva, ancorché distruggendo l'antico, però appunto anche lì un mondo utopistico che vedeva le cose in una certa maniera, lasciando perdere la distruzione dell'antico, però quello che interessa è un grande, comunque grandi spazi verdi, però puoi compattare tutto in questi grandi edifici. Oppure un rapporto come appunto il discorso della casa di Libera, di rapporto diretto con la natura, sì, però come dire, però anche in questo caso un qualcosa che si è evoluzionato nel tempo. Oggi abbiamo una situazione che non può andare più bene, quella non ci può andare più bene, quella ipotizzata da Corbu, ma neanche questa, ancorché affascinante, di Libera. E c'è anche tutto un discorso sulla, poi alla fine, chi fa queste architetture, perché poi il discorso è anche lì. Normalmente noi siamo delle piccole realtà, quindi parlandoci chiaro, come dire, la maggior parte di quelli che poi lavorano in questo mondo influiscono su una piccola percentuale di quello che è purtroppo il costruito. Vedete, ora questa magari comincia ad essere datata, ma non è cambiato più di tanto. Quelli che invece poi vanno a realizzare le cose e come dire, appunto generano queste architetture che comunque poi diventano un pochettino dei paradigmi sui quali chi ha dei numeri molto più piccoli poi invece va a prenderle come esempio, come appunto esempio da seguire, ci sono sempre questi grandi nomi: Piano, Farina, Citterio, Chipperfield, o realtà nuove come One Works oppure Lombardini.
Perché? Perché in realtà noi appunto abbiamo una situazione un pochino particolare, e perché chiudo con l'inventore della adesso mi sfugge come Petrini. Sì, non tanto Petrini, ma quanto perché proprio mi viene in mente l'opposto, e non saltava fuori il blog. In questo caso qui, di nuovo, Petrini quando pensa e, come dire, rilancia queste piccole produzioni, queste eccellenze del nostro paese, e cosa fa? Coniuga sostanzialmente due cose. Da una parte quello che è la filosofia e la concezione dell'intelligenza comunque e di queste capacità che possiamo avere noi italiani. Dall'altra comunque quella dei prodotti. E io spero che in un prossimo futuro anche noi progettisti, noi architetti, tutti quelli che sono all'interno della filiera dell'edilizia, trovino un Petrini che ci sappia indirizzare verso questo senso. Però il discorso che voleva venire fuori un po' da questo racconto era sostanzialmente questo. Cioè, noi abbiamo delle grandi eccellenze in Italia, abbiamo delle grandi eccellenze che ci consentirebbero e ci consentono in alcuni casi di realizzare delle architetture, delle opere di grande spessore. A volte il problema è il conoscerle. Ecco, a volte ci sono appunto delle eccellenze come quelle che abbiamo visto, che mi hanno preceduto, che possono essere indubbiamente, come dire, sfruttate maggiormente se conosciute bene da noi progettisti. Per cui in questo momento ci sono, come dire, delle necessità di un certo tipo, e sicuramente queste possono essere portate avanti utilizzando appunto determinati materiali. Quindi possono essere utilizzati sicuramente nell'ambito medico, come sono stati accennati oggi, però sicuramente, per esempio, io mi occupo molto di impiantistica sportiva, ecco, c'è tutto un discorso anche sui materiali plastici, sui rivestimenti dell'impiantistica sportiva, molto molto interessante. Anche lì ci sono spazi che devono essere, mentre appunto magari in primo pensare a quelle che potevano essere rispetto di determinate normative, e non che non venivano attese, perché indubbiamente dal punto di vista, come dire, del rispetto di certe regole sanitarie, certe regole ci sono sempre state e ci sono comunque, indubbiamente. Chiaro che in questo momento le cose, come dire, si sono appuntate molto di più. Per cui il discorso veramente è questo. Dovremmo, spero, che venga fuori appunto un Petrini dell'architettura e riesca ad indirizzarci in questo senso e sappia mettere insieme appunto le eccellenze che comunque in Italia ci sono dal punto di vista dei materiali e del tipo di realizzazione insieme a quelle che sono i progettisti, gli architetti, ancorché con questi numeri sicuramente non di quei grandi colossi che ci sono, perché i nostri sono numeri piccoli, ma che sicuramente potranno dare un slancio di nuovo a questo nostro mestiere, che in questo momento è veramente molto 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 difficile. Ecco Natale, intanto ti ringraziamo appunto per averci raccontato un po' queste riflessioni. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici audio, ma ci scusiamo noi per il problema. Volevo chiederti, a questo punto, con l'arrivo delle nuove tecnologie, immagino tipo il BIM, tu pensi che la figura dell'architetto artigiano scomparirà? È uno dei temi su cui discutere, nel senso che se noi vediamo il BIM, la realtà aumentata, tutto quello che gira intorno al tema della comunicazione, della rappresentazione, semplicemente appunto come una nuova tecnica, quindi il discorso appunto dal rapidografo al tecnigrafo, al calcolatore, al BIM, eccetera, non cambierà niente, cambia soltanto il tipo di.
Il rischio è che, per i colleghi che lo utilizzano già sapranno benissimo, è che appunto ormai tantissime aziende danno, come fino a un po' di tempo fa, per dire, dovevi disegnare, dovevi inserire un ascensore per avere un blocco, ti collegavi al sito dell'azienda e questo ti dava come dire, l'esempio del tuo disegno. In questo caso qui ormai le aziende ti forniscono il loro prodotto con tecniche di... Il rischio qual è? Che ci adattiamo, noi che appunto siamo una realtà a livello europeo unica insieme ai greci, di piccoli studi molto artigianali che realizzano, come dire, in maniera appunto artigianale i loro lavori, non faranno più questa ricerca artigianale, ma si affideranno soltanto alle librerie che vengono date dalle aziende, per dirla in maniera greve, allora con l'uso appunto di queste tecniche si perde completamente questo aspetto. Però io penso che, come dire, come è successo appunto con l'uso di altre tecnologie, poi la volontà sempre comunque di essere, come dire, di incidere comunque nell'ambito del progetto, l'architetto non riesca, e chi lavora in questo ambiente appunto con questi numeri piccoli non riesce a perderlo. E il discorso, mi dai la sponda su quello che dicevo su Petrini, ecco, secondo me quello che conta è magari mettere insieme, ecco, cercare di fare massa nel senso di mettere insieme le eccellenze, cioè una serie di, magari, di progetti piccoli, progettisti un po' sulla falsariga, voglio dire, dei produttori vinicoli, ecco, cioè riesce a far massa magari rispetto all'esterno associandosi, mettendosi insieme, però continuando a fare quelle eccellenze, quel tipo di progettazione, voglio dire, molto sartoriale, che si perde nel momento in cui invece si diventa appunto un grande studio anglosassone di 500-600 persone che però non hanno, come dire, appunto questo tipo di progettazione. Ecco, ma nei momenti che avevamo in giro per l'Italia dove raccontavamo proprio questi temi, spesso veniva sottovalutata anche la difficoltà di voi architetti di fare un po' gruppo, anche per un po' la figura, no, che rappresenta l'architetto. C'è un problema culturale da questo punto di vista, anche formativo, sì, forse. Sicuramente, ma l'architetto di per sé voglio dire, vuole essere una prima donna, non può delegare, cioè ci riusciamo magari a livello, ma anche lì parlo per esempio per me, io non ci riuscivo neanche a livello universitario a fare gli esami con, specialmente quelli di composizione. Quindi proprio nella nostra concezione c'è quella che il progetto lo faccio io. E poi anche perché il professionista, come dire, non cresce con questa mentalità, ecco, per noi italiani c'è una grossa differenza tra quello che è il professionista e quello che è l'imprenditore, non lo riusciamo a vedere come appunto una cosa unica. D'altro canto, se tendessimo a voler fare una cosa unica, non possiamo essere tutti imprenditori, quindi ci dovrebbe essere uno che è imprenditore, e quindi si rientra nel modello anglosassone, quindi c'è uno che o trova i finanziamenti o ha i soldi, e dopodiché ci sono tanti altri che lavorano insieme, e lavorano per chi però? Per l'imprenditore. Quindi purtroppo sì, questo è vero, noi abbiamo questo difetto, per quello che io più che appunto sul modello anglosassone andrei, ecco, su questo modo nuovo di poter vedere le cose. Non so neanche se possa funzionare, è un'idea. Ma anche perché è una particolarità proprio dell'Italia, no? Che è già costruita, se pensiamo a piccole e medie imprese come modello, no? Anche in questo caso piccoli artigiani, piccoli, diciamo, professionisti, è una nostra forza quella in realtà. Certo, ma il problema è sempre, diciamo, lo stesso. Ora, io non vorrei fare
il professionista lamentoso, ma non, tra giornalisti e architetti comunque siamo professioni ordinistiche, che purtroppo poi siamo sempre molto distrattati e dimenticati. Con l'ultimo decreto rilancio abbiamo visto la prima cosa, era l'ultima, ora non è che con i 600 euro uno ci campa, però l'ultima che ho saputo è che non ci siamo neanche dentro, quindi dire, no. Ignorati totalmente da tutti. Eh sì, come se nell'Italia il mondo delle professioni non interessa, ecco. Poi mi stupisce perché poi in realtà chi forma il governo la maggior parte sono liberi professionisti. Ma comunque, ora, indipendentemente da questo, veramente quello che mi interessa è appunto notare come abbiamo veramente delle eccellenze dal punto di vista, ora, fortunatamente vengo invitato magari a discutere con delle aziende come quella di oggi e indubbiamente, come dire, realizzano e hanno dei materiali che per noi architetti stimolano tantissimo. Secondo me, ecco, l'errore, permetto di dire, è che non deve essere quello, cioè la circostanza particolare a far scattare qualche cosa. Ora, in questi giorni chiaramente tutti abbiamo l'occhio molto attento su determinate cose, però ripeto, quello che conta di più sono appunto le eccellenze che comunque abbiamo a livello nazionale e che possiamo utilizzare poi nella nostra professione. Il più è avere la possibilità di esprimerci, ecco, è quello a volte purtroppo non ce l'abbiamo. Assolutamente. Allora, io intanto chiamerei sul palco di nuovo Luca e Juanita, perché ci avviamo verso questa conclusione di questo momento di incontro virtuale, un po' con tanti progettisti collegati. Adesso sono 283, ho visto anche dei picchi superiori, vuol dire che comunque le tematiche che abbiamo trattato interessano. Allora, a questo punto volevo chiedere anche a Luca e Juanita un po' una battuta su anche questo ruolo che piano piano sta cambiando nel rapporto tra architetti e aziende. C'è maggiore collaborazione, le aziende hanno bisogno degli architetti per migliorarsi, gli architetti hanno bisogno delle aziende per innovare continuamente. Assolutamente sì, tenga conto che noi abbiamo necessità degli architetti, perché produrre dei materiali che poi non siano utilizzabili è l'unico effettivamente persona che ti può dare il riscontro sul mercato, sono proprio gli architetti, gli operatori di edilizia. Noi facciamo tantissime ricerche, tantissime collaborazioni con architetti. Il nostro art designer è un italiano che lavora proprio negli stabilimenti in Francia, viene proprio dalla cultura italiana, perché è importantissimo continuamente essere legati al territorio, capire le necessità. Per questo effettivamente abbiamo delle gambe molto molto ampie, proprio perché cerchiamo di seguire un po' tutte le necessità e continuiamo tra l'altro a rinnovarle. Vi mancano un po' quei momenti di contatto diretto con i progettisti che di fatto un po' sono la forza di questo mondo? Ma guardi, io seguo personalmente tantissimi cantieri in tutta Italia. Il rapporto è continuo, sia perché in ogni caso hai necessità tu di diciamo, aiutare gli architetti da una parte, dall'altra parte hanno necessità gli architetti di essere magari supportati nelle scelte, ed è per questo che qua diciamo che veramente le soluzioni sono tantissime, le possibilità di pavimentazione e rivestimenti non ci si rende conto di quante sono, perché partendo dalla cultura italiana uno pensa un po' alla ceramica che è morta appoggiata e sta lì, va bene. In realtà le soluzioni in PVC sono tantissime, infatti la mia collega del marketing, poverina, è soddisfatta da gamme che continuano a cambiare, rinnovi, ma soluzioni anche tecniche differenti, non è soltanto la parte decorativa. Juanita, anche per te allora una battuta un po', questo momento di incontro virtuale, com'è andata? Cosa c'è da aggiungere secondo te? E cosa da aggiungere? Che ci dicano quelli che ci stanno seguendo. Perché una cosa è stare, no? Una cosa è presentare, un'altra cosa è essere dietro lo schermo, ascoltare. Quindi, se voi ci potete anche dire, scrivere nella sezione di domande cosa vogliate che cambiassimo per il futuro per rendere una presentazione ancora più interattiva, e ci piacerebbe ricevere questi commenti. E secondo me,
E niente, penso che è andata bene, è stato il mio primo webinar, devo dire. Quindi oggi è stato il mio battesimo, grazie a tutti perché siamo stati 293 persone connesse, quindi grazie per la vostra partecipazione. E quindi niente, vi invito anche a contattarci se avete qualche domanda, e in specifica a me o a Luca. E avete visto, abbiamo già dato il nostro indirizzo mail, luca.linossi@gerfler.com, e la mia mail è juanita.solano@gerfler.com, quindi qualsiasi dubbio, anche a distanza, perché adesso anche facciamo appuntamenti a distanza con gli architetti progettisti, quindi non c'è nessun problema, vi spieghiamo come fare la scelta più adeguata per le vostre strutture ospedaliere, sanitarie, retail, negozi, supermercati, uffici e scuole, quindi come avete visto abbiamo tantissime soluzioni per tutti gli spazi e siamo qua per voi. Tra l'altro, chi vuole vedere sia te che Luca, c'è la possibilità lunedì con un altro webinar di Gerflo, giusto? Dicevi prima anche. Sì, giusto, il webinar che faremo lunedì alle 15 parleremo su come scegliere le superfici adeguate ai tempi del distanziamento sociale, quindi parleremo anche di quello che abbiamo detto già sulle batteri, il virus, ma come abbiamo anche a disposizione diverse tecniche, abbiamo già accennato qualcosa sullo zoning, quindi come scegliere diverse tipologie di pavimenti per creare un percorso guidato, no, per le persone e garantire il distanziamento sociale. E anche parleremo delle soluzioni che abbiamo per altri segmenti, quindi ci hanno chiesto per gli alberghi, uffici, scuole, lo sport, che adesso possiamo anche andare a giocare all'aperto, quindi vedremo tante soluzioni che abbiamo oltre all'ambiente sanitario. Per iscrivervi, tra l'altro, voi progettisti potete farlo sul sito fad.infoprogetto.it, quindi lì troverete il link appunto per iscriverci, molti ci stanno chiedendo appunto di lunedì, ripeto, fad.infoprogetto.it. Allora, grazie intanto a Juanita Solano, complimenti. Grazie mille, grazie a te, Luca. Grazie anche a Luca Linossi. Grazie a voi, grazie a tutti e due. E grazie ovviamente anche all'architetto Natale Raneri. Grazie a voi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e noi ci vediamo la prossima settimana, già lunedì, con un nuovo webinar. Grazie, buon weekend. Arrivederci. Buon pomeriggio.